facile, Marco, qui e oggi. Ma fallo in tutto quello che fai, in ogni momento, anche quando respiri. La coppietta ci dice: il corpo riposi nella pace e il cuore vegli con Cristo. Addirittura anche quando dormiamo, anche quando respiriamo, perché non si tratta di qualcosa che tu fai, ma di qualcosa che tu sei, nell'indole più profonda, della sensibilità e del cuore di quello che significa l'esistenza stessa. E allora, se è vero che Cristo continua anche oggi a chiamare ognuno di noi, nello stesso tempo è anche vero che noi facciamo esperienza di Dio tramite l'umanità concreta di qualcuno. Noi siamo un'umanità concreta che può portare Dio a qualcuno e questo qualcuno non lo riceverà se noi non glielo porteremo. Questo per voi non ha valore, ma sono solo chiacchiere. Ma se è vero, questo è il motivo per il quale noi viviamo, e allora è veramente un imperativo rendendoci conto che c'è un'umanità intera che aspetta il volto di Dio e che tu glielo puoi portare e che Dio ti sta chiamando a questa cosa. Dichiaro perché tu sia colui che va a portare questa immagine nel profondo. Per proclamare fede.